L'ambizione è quella di fare di Napoli un luogo in cui ci si confronta sulla lettura. La lettura è un'emergenza. Abbiamo un abbandono della lettura progressivo, grave, delle nuove generazioni, ma soprattutto la lettura non viene vista come quello che è una meravigliosa compagnia della sofferenza. Abbiamo larghe fasce di persone che soffrono a cui dobbiamo portare i libri. L'ambizione è quella di fare della lettura qualcosa di lievito, qualcosa di crescita, qualcosa di opportuno per allargare le nostre frontiere. Cambio il nome della fondazione, ma è secondo me un primo importante passo. Il premio Napoli è una bellissima, antica, qualificante e necessaria attività, ma è una delle attività. Non possiamo utilizzare i fondi pubblici per pagare i libri per gente che se li può comprare. Questo premio è tra i più antichi che ci sono in Italia, risale al 1954. Intendiamo coltivarlo, intendiamo promuoverlo, intendiamo supportarlo, ma non deve essere possibile che l'utilizzo della cultura come incomprensibile circolo ristretto contro la popolarità che invece deve avere la cultura, che la cultura ha la necessità in questo momento di essere, secondo me è non solo inutile, ma dannoso. Rilevo miopi atteggiamenti contro quello che invece deve essere il diffondere a tutti i livelli. Io personalmente intendo andare nei posti più popolari, intendo andare nelle trasmissioni più di massa, intendo andare nei luoghi apparentemente più lontani per promuovere la lettura. Noi dobbiamo portare la lettura dove non c'è. Non dobbiamo rinfocolare la lettura dove già c'è. Abbiamo in programma un incontro con tutte le associazioni che promuovono la lettura sul territorio, le associazioni private, che fanno un lavoro bellissimo, ma lo fanno in maniera separata, non sistemica. Proveremo a parlare con loro per vedere se è possibile stabilire un network a livello regionale che possa dare un movimento avanti alla lettura, perché se agiscono singolarmente non hanno la forza di fare un lavoro forte, solido e prospettico. Porteremo i libri nelle carceri, porteremo i libri negli ospedali, porteremo i libri in mano alla gente che ha bisogno dei libri e non lo sa. Noi spiegheremo alle persone che un libro è un passaporto, che il libro serve ad arrivare da un'altra parte.